da chi ha regalato sogni a chi li ha infranti, per chiudere un altro capitolo del nostro viaggio nell'album dei ricordi di cosiddetti bidoni del calcio anni 80. Stavolta tocca a due coppie di brasiliani. Nell'estate del 1987, per sostituire il duo Boniek-Pruzzo, la Roma decide di affidarsi ai gol di Ruggero Rizzitelli e alla fantasia di una coppia di brasiliani provenienti dal Flamenco, Jorge Luis Andrade da Silva e Renato Portaluppi, con quest'ultimo chiamato a raccogliere niente meno che l'eredità di Falcao. Per lui la società non bada spese, organizzando addirittura un clamoroso sbarco in elicottero. Qui sta arrivando un fenomeno, qui si parlava di Renato Portaluppi che era un giocatore straordinario, per cui... E quell'arrivo con l'elicottero ha fatto un po' clamore, perché dice qui è arrivato uno che trascina la Roma, è un grande giocatore, è un grande fenomeno. E anche Andrade si pensava di centrocampisti di quelli un genio, nel senso di far girare la squadra, un grande costruttore di centrocampo, perché tutto sommato le doti tecniche l'aveva, però purtroppo è rimasta l'illusione di quello che si pensava che fossero due grandi campioni, che poi alla fine sono rimasti veramente meteore. I due mostrano subito di possedere ottime qualità tecniche, ma l'inserimento in squadra si rivela più complicato del previsto. Renato è un caratterino difficile da gestire, Andrade invece viaggia letteralmente col freno a mano tirato, tanto che i tifosi gli appioppano il soprannome di Erboviola. Faceva il suo compitino sempre quando entrava in possesso di palla, fare l'appoggino di un metro, di due metri, ma mai vedevi un inserimento da dietro che andasse a far gol, che andava a fare in fase di interdizione a coprire e recuperare palloni. Il mister diceva sempre, il barone Lidlme, è il pallone che deve sudare, non è il giocatore che deve sudare. E noi, a volte anche noi, dice il mister, è il pallone che deve sudare, ma ogni tanto un po' di sudore da parte di Andrade, ecco perché il discorso verso il nome anche di Moviola, perché bene o male faceva sempre le stesse cose e a due all'ora, ma quello che faceva non lo sbagliava, perché con i piedi era bravo, ci mancherebbe che sbagliava anche quello. Renato invece parte decisamente meglio, mette a segno un paio di gol in Coppa Italia e perfino uno in Coppa UEFA, ma ben presto si perde, ammaliato dalla dolce vita romana e soprattutto dall'affetto delle tifose giallorosse. Renato era un bell'uomo, fisico che non finiva mai, insomma, non vederlo da vicino. È chiaro che magari non sono neanche mancate quelle che poi possono essere i divertimenti di Renato, e si è per un periodo parlato soltanto di questo, della dolce vita, che la notte girava, che andava per i locali, ha cominciato a prendere un suo modo, un suo atteggiamento di giocare per se stesso, per cui ha cominciato anche a condizionare ancora di più le cose. Come giocatore non era male, ma poi per diventare calciatore a grandi livelli ci vuole anche la testa e saper gestire, avere rispetto anche per i compagni. E così ecco che anche per lui è pronta una bella etichetta, il Pube d'Oro. Io penso che su Renato se ne sono state dette tante, come su Andrade, però ormai quello che andava in giro e quello che c'era anche fuori di Trigoria per Renato, insomma, si sono viste tante belle donne, perché bene o male qui anche gli allenamenti erano via vai che infiniva mai. I sogni scudetto giallorossi si trasformano ben presto in fischi e sfottò. I due brasiliani diventano i bersagli preferiti della curva e così a fine stagione vengono rispediti oltreoceano. Lì, per la verità, entrambi tornano ad esprimersi ad alti livelli, tanto da intraprendere la carriera da allenatore. Ma questa è tutta un'altra storia.